Per l'Agenzia delle Entrate è tutto fila liscio, ma la nuova piattaforma per le fatture elettroniche che dovrebbe custodire i documenti fiscali dei titolari di partita IVA in realtà non sta funzionando. Collegandosi al portale, gli utenti visualizzano per ora sempre il solito messaggio: il sistema non è al momento disponibile. La denuncia in Versilia viene dall'imprenditore e deputato per Fratelli d'Italia Riccardo Zucconi, il quale si fa portavoce dei disagi segnalati dall'Associazione Nazionale dei Commercialisti. Ci sono già le prime disfunzioni, cioè il sistema non è operativo. Fra l'altro devo dire che il sistema operativo verrà anche usato molto poco, verranno usate più che altro delle piattaforme private, e queste piattaforme private per loro natura sono suscettibili anche di violare la privacy. Tutta la massa di dati che arriveranno a queste piattaforme private non sappiamo che fine faranno, ma la fatturazione è sbagliata, la fatturazione elettronica esiste solo in Italia, poteva essere differita e graduata come Fratelli d'Italia aveva chiesto, poteva essere limitata a fatturazione di un certo importo senza andare a prendere le fatture con un importo minimo. È un'ulteriore guerra alle aziende, non aumenterà le entrate dello Stato, dicono questo soltanto perché hanno messo nel bilancio nazionale una posta dove si dice che la fatturazione elettronica aumenterà le entrate di 2 miliardi. È un'altra dimostrazione di ostilità nei confronti delle aziende, quell'ostilità che questo governo ha già dimostrato nel decreto dignità, nelle norme che consentono l'accesso senza limite ai conti correnti delle persone. Una falsa partenza che fa discutere il mondo del commercio, a cui questa operazione non piace perché è difficile da gestire. Un problema per le piccole imprese per la difficoltà oggettiva di adeguarsi alle nuove normative. Beh, i vantaggi sicuramente ci saranno, perché chiaramente elimina una parte di evasione che viene fatta da chi in malafede fa fatture false. Però non elimina chiaramente quelli che non fanno fatture o che non sanno nemmeno da che parte si comincia. È un problema soprattutto per le piccole imprese, perché insomma, doversi adeguare alle nuove normative non è facile. E anche nel settore nostro, quindi il settore dove io parlo da commerciante, che riguarda calzature, abbigliamento, generi vari, e spesso le aziende sbagliano a emettere fatture sbagliando i prezzi, sbagliando le quantità. Prima bastava una correzione e ora invece bisogna che devono fare una nota di credito, perché i tempi sono molto più stretti e chiaramente aumenta notevolmente quello che sono le registrazioni e i costi della tenuta contabile.